Siamo qui a In Esposizione, via Cavour 8 a Torino, a Palazzo Cavour, nella splendida cornice del palazzo, con Fabrizio Piccardi che ci presenta la sua nuova collezione. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Allora, la collezione di quest'anno per il 2018 è dedicata a una sposa decisamente sofisticata, eterea, che ama tessuti morbidi, assolutamente in seta pura, decorazioni di floreali, pizzi ricamati. Di contro, una sposa che ama l'abito più scultura, quindi tessuti rigidi che possono essere plasmati assumendo forme decisamente stupefacenti. In più, in questa manifestazione abbiamo colto l'occasione per presentare un abito che abbiamo realizzato per un membro di una famiglia reale, in particolare la famiglia svedese, e per i quali il matrimonio rappresenta veramente un fattore culturale. E la parte probabilmente più interessante di tutto questo percorso è stato proprio scendere nel particolare di quelle che sono le tradizioni, le usanze e gli aspetti culturali che rientrano e che devono rientrare in un'immagine che è data dalla sposa. La cosa particolarmente interessante di questo percorso è stato proprio il fatto di doverci attenere a delle regole che fanno parte della tradizione di una famiglia, soprattutto di una famiglia di rango. Faccio un esempio: il mantello non doveva avere una lunghezza superiore a quella che avrebbe per esempio indossato la principessa ereditaria Vittoria, oppure la posizione del velo doveva essere, tra l'altro un velo di 300 anni tramandato, doveva essere posizionato in un certo modo in modo tale da consentire alla sposa di inserire fra i capelli un elemento che è un ramo di mirto preso da una determinata pianta che cresce in un palazzo reale della Svezia, e da cui tutte le spose reali prendono un pezzo e lo inseriscono tra i capelli. È stato meraviglioso sentire dei racconti che riguardavano proprio questa famiglia. Tra l'altro una famiglia che sappiamo in Svezia è amatissima proprio perché ha un rapporto con la popolazione molto vicino, nel senso che sono molto down to earth, no? Come si dice. E noi spesso qui in Italia ormai abbiamo perso un po' questa tradizionalità, no? Questo rispetto di regole, un po' il matrimonio viene organizzato in maniera anche abbastanza confusionale, abbastanza cercando di mettere insieme vari elementi che fanno parte di un gusto personale o di più gusti personali. In realtà, per la perfetta riuscita di un momento, alcune regole vanno rispettate e va rispettato soprattutto un elemento fondamentale dal mio punto di vista, che l'abito da sposa deve rappresentare ancora per una donna quell'abito particolare, speciale, bello, fatto con bei tessuti, realizzato su misura, perché un po' il concetto che abbiamo è un po' quello del prêt-à-porter in questo momento, cioè entrare in un negozio, prendere una cosa che ci piace, accorciarla, stringerla e portarcela a casa. Grazie.